Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Reef di Salone del Franchising di Milano. Siamo al Retail Innovation Forum e questa sessione è presentata in collaborazione con Giacala e con una serie di ospiti che annuncerò a breve. Parleremo di Digital Drives to Store, ovvero di come il digital possa facilitare il raggiungimento sia di uno store fisico che di uno store digitale. Ci hanno raggiunto in questa sessione i seguenti ospiti: Barbara Meneghini per Le Croisette, Massimo Bellato per Esselunga, Riccardo Bilancioni, Riccardo Bilancioni e Alberto Romanelli e Amedeo Buffanti. Quello che andremo a fare è andare ad introdurre un attimo il tema, prima di tutto presentando i nostri ospiti, e poi dopo andremo a affrontare alcuni temi, topics, per sentire cosa ne pensano e come possono essere gestite queste problematiche in un periodo così di trasformazione come quello che stiamo vivendo in questo periodo. Perfetto. Allora, dai canali digitali, prima di tutto possiamo presentare non vedo i video delle persone, ma possiamo presentarli in questo momento. Massimo Bellato, per esempio, se vuoi dire un attimo che cosa fai con Esselunga. Ok, perfetto, perfetto, va bene, scusate. Parleremo quindi, dopo presenteremo gli ospiti. C'è un piccolo problema tecnico e ci scusiamo. Attualmente i tre temi core del Digital Drives to Store sono i seguenti. Come andare a creare del valore partendo dai canali digitali e portando le persone in uno store fisico digitale per acquistare. Come usare il dato per trarre un vantaggio su questi temi, quindi come può essere il dato un acceleratore, un facilitatore di questi temi e in particolare come possiamo con delle tecnologie quali la location intelligence, delle pratiche come la location intelligence, il contextual marketing e la personalizzazione raggiungere questi obiettivi con più efficacia. Con maggiore efficacia e rilevanza per il consumatore. Oltre a questo, dovremo andare a portare un traguardo sul goal di innovazione che queste tecnologie devono portare. Quindi, quali suggerimenti, quali tecnologie, quali approcci nel next normal sono suggeriti appunto dai nostri ospiti e possono essere applicati per raggiungere gli obiettivi. Oggi abbiamo una serie di dati abbastanza importanti. La diffusione dei cellulari, degli smartphone è indubbia. Possiamo considerare ormai che la quasi totalità della popolazione italiana e anche straniera, almeno per i mercati europei, asiatici e americani, possieda un telefono che sia uno smartphone. Quindi un telefono che è qualcosa di più di un semplice mezzo per comunicare a voce, ma è un computer che possediamo nelle nostre tasche, che è interconnesso all'ambiente circostante ed è interconnesso a servizi offerti attraverso internet. Raggiungere con l'ausilio di queste tecnologie, di smartphone, uno store fisico diventa sicuramente più facile. Quante volte ci siamo trovati a guardare lo smartphone, cercare un negozio in un'area geografica e poi dopo ottenere le indicazioni dal telefonino su come arrivare in quel negozio o come arrivare in quella farmacia o in quello store. Lo store però è anche oggi sempre di più digitale. Durante il lockdown, pensate che il 75% delle persone che hanno comprato online durante il lockdown non aveva mai acquistato online prima. E questa è un'informazione che ci arriva confermata anche dall'osservatorio Giacala per
l'e-commerce. E quello che possiamo dire è che gli store digitali per varie categorie merceologiche hanno tutti avuto un boost durante questo periodo, perché le persone non potevano recarsi fisicamente ad acquistare la merce e quindi la compravano online. Provando diciamo, questi servizi, hanno capito quanto questi servizi siano un vantaggio e quindi si sono trovati a riutilizzarli. Quindi anche quando il primo lockdown, e speriamo l'ultimo, è terminato, si sono trovati a riutilizzarli. Parleremo anche di come il dato può fare la differenza su due macro aspetti: l'aspetto della location intelligence e l'aspetto della customer intelligence. Quindi come possiamo andare a rendere utili i dati sul consumatore e i dati sull'ambiente che ci circonda, quindi il dato geografico, il dato sociodemografico in relazione al dato geografico e il dato di contesto dell'ambiente che ci circonda, per esempio se ora sta piovendo fuori, se piuttosto c'è il sole, oppure se in questo momento sono in una zona trafficata o in una zona priva di traffico. Tutti questi elementi determinano un contesto che unitamente a il profilo della persona e alla intelligenza geografica possono facilitare i servizi di drive to store, quindi di guida a un punto vendita attraverso il digitale. Inoltre, andremo ad approfondire tutti i temi di suggerimento, sia tecnologico che di approccio, che le esperienze dei nostri invitati potranno andare ad esprimere, o anche i pensieri dei nostri invitati potranno andare a essere espressi. In un contesto come quello che stiamo vivendo, che è un contesto di incertezza sui prossimi passi da affrontare e sulla prossima normalità che ci sta aspettando. Portare al traguardo, le persone è comunque l'obiettivo del, drive to store attraverso i servizi digitali. Chiedo alla regia se per caso gli ospiti ora fossero disponibili, se no vado avanti io. Non ho capito. Scusate, ma ci sono dei problemi tecnici. Stanno arrivando, perfetto. Eccoci qua. Allora, presento in diretta Barbara Meneghini, Group SEM di Le Creuset, Riccardo Bilancioni, Managing Director di Coltorti, Alberto Romanelli, Domain Expert Commercial TAS, Amedeo Buffanti, Managing Director di 77 Agency e Massimo Bellato, Head of Digital Marketing di Esselunga. Buongiorno a tutti e benvenuti a Retail Innovation Forum. Scusate per il ritardo legato a problemi tecnici. Ecco. Quindi, Barbara, se volessimo aprire con il primo punto, dai canali digitali all'acquisto, ci vuoi descrivere un attimo Le Creuset, quanti store fisici ha, se ha uno store digitale e un attimo le vostre esperienze di sfondamento, come stanno andando? Certo, buon pomeriggio a tutti e vi ringrazio per l'opportunità. Su questo tema noi abbiamo proprio iniziato noi abbiamo una forte presenza fisica su tutto il territorio a livello mondiale perché abbiamo oltre 600 negozi diretti. In alcuni paesi abbiamo una forte incidenza del canale wholesale e comunque il canale e-commerce è sempre stato importante nel nostro business. Il brand è nato, è un brand storico, quindi ha una forte innovazione nel design, quindi ha tradizione e innovazione perché è nato nel 1925, poi è stato acquistato dall'attuale proprietario sudafricano negli anni 80 e l'ha fatto crescere a livello veramente mondiale perché abbiamo una presenza campillare in tutte le region e visto il prodotto perché il nostro prodotto core è la ghisa smaltata e abbiamo anche un processo innovativo e molto particolare registrato sulla parte di vetrificazione dell'oggetto, quindi diventa anche un oggetto anche di design volendo non solo come funzione d'uso per la cucina, per gli chef, per gli amanti della cucina. E,
Questo ci ha portato a voler investire, per fortuna prima di questo momento drammatico che stiamo vivendo, in una forte innovazione digitale. Quindi l'estate scorsa abbiamo iniziato proprio questa, in ambito digital, forte rivisitazione di tutti i nostri siti a livello mondo, in collaborazione. Abbiamo colto l'occasione perché abbiamo cambiato piattaforma, quindi siamo passati da Magento a Salesforce Commerce Cloud. E in questa fase, insieme a RGA, un'agenzia creativa londinese, abbiamo proprio rivisto un po' quello che guidava sia i nostri store fisici che digitali, quindi abbiamo voluto puntare molto più sul tema dell'experience verso il cliente, quindi abbiamo portato nel mondo dei colori, ad esempio, che per noi è fondamentale. Offriamo varianti nei nostri prodotti, più di un centinaio di colori, quindi è divertente anche come acquisto. Abbiamo tanti collezionisti, il nostro è un love brand, quindi questo ci facilita in tante funzioni. Abbiamo cercato di far capire meglio anche attraverso il nostro sito, arrivare alla funzione d'uso sulla base di cosa voglio cucinare, piuttosto che partendo dal singolo prodotto, cercando proprio di porre il cliente al centro, offrendogli questa esperienza: cosa vuoi cucinare stasera, vuoi fare un regalo, dargli anche l'emozione della storia che abbiamo dietro tutti i nostri prodotti, quindi si trovano anche tanto, c'è tanto storytelling, tanto contenuto. Abbiamo lavorato tanto sui contenuti, che ad oggi penso siano la chiave fondamentale, che aiuta ad approcciarci al cliente, a farlo arrivare sia negli store fisici che digitali. E quindi abbiamo iniziato questa innovazione, e ci ha portato effettivamente, nonostante il periodo, una crescita a doppia cifra quest'anno. Quindi direi che ha funzionato. Sta continuando, ci mancano un paio di paesi, adesso stiamo lanciando per lanciare Hong Kong e Taiwan, e poi questo percorso a livello di nuova esperienza sul canale online, che ovviamente ha facilitato anche la maggiore affiliazione di nuovi clienti. Abbiamo acquisito anche tantissimi nuovi contatti durante questo periodo, e durante l'apertura, la riapertura dei negozi, devo dire che questo ha aiutato a incrementare il traffico. Ovviamente ad oggi quello che manca più di esperienza ai nostri clienti finali è quello che veniva fatto, che ad oggi, con ovviamente queste regole, non è più possibile effettuare come prima su tutti gli eventi in store, come show cooking, dimostrazioni tramite chef, dimostrazioni di prodotto. Questo tipo di eventi ovviamente li stiamo creando, portando un pochino più sul digitale, con ricette sempre più aggiornate, attraverso i social, raccontare altre storie attraverso chef, attraverso food blogger, eccetera. Quindi abbiamo cercato un po' di compensare questa mancanza di presenza fisica nel negozio, che prima veniva sviluppato molto nei full price store, soprattutto venivano usati anche come showroom, come show cooking, come dimostrazione dei nuovi prodotti. E questo spero abbia risposto alla prima domanda, non voglio occupare tutto il tempo. Grazie mille Barbara. Stessa domanda al prossimo ospite, Riccardo Bilancioni, Managing Director di Coltor. Ti prego, Riccardo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Noi siamo una realtà offshore italiana, tra i più grandi retailer indipendenti in Italia. E abbiamo una realtà di canale misto, quindi boutique fisiche sul territorio, principalmente Centro Italia, fascia Adriatica, e abbiamo significatamente investito in un e-commerce che nell'ultimo periodo ha dato veramente dei grandi risultati. Per ultimo periodo intendo il triennio, per cui la parte di slancio che abbiamo così sperimentato sotto lockdown era già stata avviata con tutta una serie di investimenti fatti in passato. E qual è il challenge più grande che ha un wholesaler come Coltorti sul territorio? Noi lo sforzo vero è quello di non vivere più in maniera antagonistica o comunque separata
comunque tangente lo store fisico dallo store digitale. Nella vostra domanda, nel titolino della slide c'era un versus, la parte fisica versus la parte digitale. Nel nostro caso, il lavoro è quello per far sperimentare al cliente un continuum, un ambiente unico. I nostri claim sono one company, one universe, e avere la possibilità con l'utilizzo di strumenti digitali, nel nostro caso è un'app studiata ad hoc, che garantisce continuità tra fisico e digitale, permettendoci di sgretolare le mura del negozio fisico e permettendo quindi alla relazione, all'esperienza, al contatto con il cliente di perdurare anche quando il cliente esce dai nostri store fisici. Lo store per definizione si accende, si attiva nel momento in cui il cliente è dentro. Un po' mutuando la parola inglese che è to store, nel nostro caso pensiamo meno a tenere, trattenere, conservare negli store, ma a cercare di lavorare su una relazione, su un mentoring, su una consulenza, su un universo che ispira. L'app ci permette di avere una relazione continua con i clienti anche quando non sono nello store. Non è un e-commerce, si possono inviare suggestioni, interagire, tracciamo il comportamento digitale dei nostri clienti sulla app. L'app fornisce informazioni su quelle che sono le preferenze, i desiderata, quanto materiale che abbiamo trasferito verso il cliente, poi è diventato materiale per i loro social e quant'altro. Questo comportamento ci aiuta a fare proposte mirate sia sull'ambiente digitale, quindi sull'e-commerce, l'account è unico, e questa loro reazione nell'ambiente digitale viene poi ricordata, intercettata dallo store fisico che è pieno di tecnologia e quindi lo store diventa immersivo, si personalizza. Quindi c'è questo metaspazio, questo continuum tra fisico e digitale con una voce digitale che cambia di tono a mano che il cliente muta in termini di sensibilità digitale. Per cui per chi il contributo digitale lo vive come un plus, il contributo tecnologico è significativo, per il cliente che umanizza ancora molto il rapporto e tiene tantissimo la relazione umana, la parte digitale supporta il mentor che gestisce la relazione. Per cui la nostra vera sfida è quella di garantire al cliente un continuum di relazione a prescindere dai nostri touch point, a prescindere dagli ambienti che frequenta. Totale sinergia tra fisico e digitale. Ok, Assolutamente, questo è. questo è il tentativo. Abbiamo non tantissimo tempo, ma immaginate che, come dire, richiede uno shift mentale anche nella selezione del personale. Per esempio, abbiamo bisogno di influencer per gestire queste suggestioni che diventano commessi, oppure abbiamo bisogno di commessi, di sales associate che, come dire, disinibiscono la loro parte così da influencer. Per cui è anche molto interessante vedere come questi ambienti si contaminano e incidono anche sugli organici che poi, no, caratterizzano le nostre aziende, sulle scelte sul personale, sulle HR e quant'altro. Quindi questa è un po' la nostra esperienza recente. Benissimo. Benissimo, e date le due esperienze, una di brand e l'altra di retail per alta moda, passiamo invece ai retail, quello diciamo del quotidiano. Massimo, che cosa ci puoi dire sulla vostra esperienza di store digitali, store fisici e drive to S in S lunga? Intanto buongiorno a tutti. Diciamo che Esselunga è un'azienda che da lunga data fa del digitale, comunque, o almeno dell'e-commerce digitale, uno dei punti di forza, tant'è che stiamo per festeggiare i 20 anni dell'e-commerce, quindi diciamo che è un bel traguardo di una scelta pionieristica fatta dall'azienda molti anni fa. Sicuramente è un mercato abbastanza complesso, fino all'altro giorno direi un laggard all'interno del mercato e-commerce, quello del grocery, se lo guardiamo nel panorama totale, è qualcosa che è esploso ovviamente, purtroppo mi viene da dire, quest'anno per alcune cause. Quello che è successo, diciamo che Esselunga si sta trasformando anche molto velocemente dal punto di vista digitale. Il Covid, quindi quello che è successo quest'anno, è stato un acceleratore ulteriore, ma di un processo che era già avviato, quindi diciamo che si è palesata un'esigenza ancora maggiore di quella che già si manifestava. Quindi sì,
C'è questa spinta, ma c'era già prima, mi verrebbe da dire. Adesso c'è la necessità di accelerare ulteriormente per fornire il tipo di servizio all'altezza di cui Esselunga è sempre stata, diciamo, portatrice, soprattutto dal punto di vista della delivery. Sul tema dell'omnicanalità, è qualcosa che, diciamo, ci stiamo dirigendo di gran lena, perché ormai il consumatore cerca comunque un'esperienza d'acquisto che sia omnicanale per definizione, già dal momento in cui sceglie quando, dove e come fare la spesa, quindi fin da prima che inizi anche solo a pensare alla lista della spesa. Quindi ad oggi quello che si vede è che sono dei canali tendenzialmente ancora un po' separati, quindi vado nel punto fisico a fare la spesa, scelgo il delivery a casa, oppure addirittura scelgo alcuni servizi che si stanno espandendo molto velocemente, come il click buy, che è una sorta di click to collect, oppure la parte di click di locker, quello in cui posso andare a ritirare la mia spesa all'interno di un locker in alcuni punti prestabiliti. Questi stanno espandendo molto, sono delle soluzioni anche abbastanza innovative, quelle che poi stanno prendendo piede nel mercato. La cosa interessante è che se sono partiti come canali separati, stanno andando a convergere sempre di più. Quindi, per offrire quella come esperienza al consumatore, sempre più, diciamo, a 360 gradi, ma anche sempre più performante. Quindi, quello che si è visto è che abbiamo avuto una domanda esplosa sotto coronavirus per problemi appunto contingenti, ingestibile da questi player, non solo italiano, ma anche nel mondo, l'avrete visto, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, cioè l'aumento della domanda è stato talmente repentino, quindi in un lasso di tempo molto breve e talmente elevato, che la stessa struttura, non solo logistica, anche di partner con cui collaboriamo, la stessa struttura, diciamo, dell'e-commerce stesso, scricchiola di fronte a un aumento così repentino in 2 o 3 settimane, perché di questo si tratta. Quindi ci sono stati fatti molti passi avanti sotto quel punto di vista, in una direzione appunto che è stata presa. Ne stiamo continuando a fare. Nella mia area, in particolare quella di digital marketing, sempre di più stiamo fondendo poi lato comunicazione, tutto lo stack di dati che abbiamo, ed Esselunga, come sapete, si fonda su una base loyalty molto molto forte. Quindi quello che sta succedendo è che stiamo puntando molto su quella che è la customizzazione, ovviamente, per il consumatore, sia dal punto di vista delle opzioni che sceglie, sia dal punto di vista poi del contatto che ha con Esselunga. Dall'altra parte c'è anche una sorta di gestione di quella che è la comunicazione che abbiamo con il consumatore verso l'esterno. Faccio l'esempio delle campagne, in cui cerchiamo di essere sempre di più dosati in quello che facciamo, di non gestire tutte le comunicazioni come canali separati, ma di cercare di avere un approccio user-centric e poter favorire una comunicazione sensata al consumatore, per quello che dicevi, rilevante nel contesto in cui si trova e rilevante nel momento e nel luogo in cui si trova. Molte delle nostre pianificazioni, qui faccio un esempio per concludere, direi buona parte, se no, insomma, togliendo alcuni progetti di comunicazione particolari, si fondano su delle basi di geofencing, geotagging e su delle basi ovviamente di contesto anche del consumatore che sta avendo in quel momento, anche del mezzo che sta utilizzando. Quindi diciamo che questi sono dei pillar abbastanza consolidati, anche perché Esselunga, come sapete, è all'interno di territori limitati, cioè ci sono 160 punti vendita, ma necessariamente la comunicazione dovrebbe vertere all'interno di queste aree, altrimenti rischiamo di disperderla. Quindi sempre di più targetizzazione, sempre più comunicazione mirata e sempre di più integrata nell'intera esperienza utente, che sia all'interno dello store o che sia in forma digitale con qualsiasi tipo di delivery poi voglia approcciare. Tutto questo, diciamo, in un'accelerazione abbastanza pesante, come anticipavo all'inizio, quindi Stiamo diciamo che i vivendo. ritmi sono più che sostenuti. Assolutamente. Grazie per questo primo contributo, Massimo. Chiediamo ad Amedeo, dunque, Managing Director di 77 Agency, se ti trovi con questi trend che sono stati descritti dai nostri ospiti e come può il media favorire la cattura e l'avvicinamento dell'attenzione del consumatore verso il. No, mi ritrovo, in realtà sono stati tutti e tre interventi molto interessanti e faccio quasi fatica a scegliere da dove partire. Diciamo che vedo due contributi principali, Luca, su quello che si è detto. Secondo me, uno è andiamo in uno scenario di multicanalità, omnicanalità. Si parla tanto di seamless experience, cioè di quell'esperienza dove per l'utente, una volta che interagisce con Esselunga o con
un brand, adesso scusate, ho preso Massimo, scusami, te come riferimento perché sei l'ultimo che è intervenuto, ma anche perché sono un cliente affezionatissimo, probabilmente, vivendo a Milano. In realtà vuole avere un'esperienza di contatto che ha la sensazione di avere sempre lo stesso interlocutore dall'altra parte, no? È questo che significa che quando sei sul digitale o quando sei sul punto vendita, per te, quando parli con Esselunga, vuoi che ti conosca e ti offra lo stesso livello di comunicazione, indipendentemente che io mi ci stia connettendo da casa il sabato mattina o che sia il venerdì sera e faccio un salto a comprare qualcosa. Questo ci pone davanti, secondo me, delle sfide. Da un lato, quelle dell'esperienza dell'utente. Su questo, Luca, do uno spunto che è quello della velocità. Non so se è un tema, ma immagino di sì, proprio perché il fenomeno del Covid ha portato un'enorme adozione di un canale che già esisteva, ma come spesso succede con una discontinuità importante, hai un volume di accessi molto elevati. E il tempo di attesa di molti dei servizi digitali in questi ultimi mesi è stato un tema. Noi da sempre andiamo a raccontare che milliseconds make millions, nel senso che un decimo di secondo di aumento o di diminuzione del tempo di attesa su internet è oramai, direi, uso il termine scientifico, anche nel nostro settore del marketing, ha sempre una valenza molto, molto relativa. Diciamo che è abbastanza facile da dimostrare che un decimo di secondo di velocità in più porta dei revenue in più. È vero quando un sito deve essere veloce e raggiungibile in tutto il mondo, e quindi esistono soluzioni di CDN fantastiche oggi. È vero anche quando un sito, come quello, come è capitato a tutti, la maggior parte della GDO ha avuto un problema di domanda sia in termini di infrastruttura sia in termini di logistica. Mentre il problema di logistica è un problema che, diciamo, va al di là della mia comprensione quantomeno professionale, nel senso che non è il mio mestiere, dal punto di vista del tempo di caricamento di infrastruttura, questo secondo me è un tema fondamentale che spesso ci dimentichiamo, ma in realtà non tutti, probabilmente giustamente, erano già strutturati per un livello di domanda che ha fatto un picco così importante, specie a marzo-aprile, no? Perché dove si è riversata una quantità di gente online e dove spesso i sistemi e le infrastrutture sono andate in crisi. Quindi un primo spunto che mi sento di dare, Luca, oggi esistono soluzioni per scalare che non dobbiamo dimenticarci, perché è vero il dato. È vero l'importanza della personalizzazione, è vero anche che poi alla base di una UX efficace non c'è solo come tu la costruisci, ma anche l'infrastruttura, la capacità che la tua infrastruttura ha di Rispondere. essere performante nei momenti in cui deve esserlo, cioè quando tu hai migliaia di persone che vogliono fare la spesa in contemporanea, che non vogliono metterci tanto. Do un dato: se una pagina da mobile o da desktop impiega più di 3 secondi per rispondere, sostanzialmente hai un churn fisiologico di più del 54% dell'utenza, che significa milioni, nel senso che poi alla fine, quando tu hai un'utenza di quel tipo, 54% che ti casca, questo va. Quindi questo è un primo spunto che volevo dare alla conversazione di oggi. Poi magari non c'è tempo di Poi con il approfondire prossimo tutto, ma giro assolutamente, assolutamente lo approfondiamo. Chiediamo anche ad Alberto, Alberto Romanelli, Domain Expert Commercial di SaaS, ha una grande, grande esperienza sui temi di propensione all'acquisto e propensione all'acquisto tra il fisico e il digitale. Vuoi un po' presentarti, Alberto? Grazie Luca e buongiorno a tutti intanto. Beh, sicuramente SaaS non ha degli store fisici, no? SaaS è una multinazionale che fa, la propria mission è quella di trasformare il dato in informazione. Quindi sicuramente analizzare i dati è il nostro mestiere e nel caso specifico abbiamo fatto e realizzato un caso interessante con un nostro cliente che purtroppo ha vissuto negativamente l'esperienza del lockdown, nel senso che la presenza di negozi fisici era massiva, la chiusura dei negozi fisici ha provocato
una grande riduzione dei termini di revenue. Quello che avete detto ovviamente ci ritrova assolutamente d'accordo, cioè il canale online che per fortuna era presente e per fortuna questa azienda era già molto data driven, quindi utilizzava i dati, la profilazione dei clienti per cercare di costruire il business. Comunque il canale online è più che triplicato durante il periodo del lockdown. Ecco, questo ha posto però delle domande precise, che sono comunque domande più o meno nella mente di ogni azienda, e è tipicamente questa: ma che tipo di cliente si è attivato, per esempio, durante il lockdown? Non tutti, ma qualcuno sì. Che tipo di cliente dopo il lockdown è rimasto attivo sul canale digitale? Perché questi sono clienti target sotto molti aspetti, è importante identificarli. È importante identificarli però con azioni mirate, precise, cioè non è che possiamo andare in una campagna a tambur battente su tutti, ma dobbiamo appunto misurarli. Allora, cosa si è fatto? Si è usato il dato, e qua tocco forse un tema, portandomi un po' avanti, essendo poi il mestiere di SaaS quello di elaborare i dati, si sono andati a vedere nel periodo di lockdown quali erano le caratteristiche, uso questo termine generico, dei clienti che si erano attivati. Ho detto che c'è stato un grande balzo in avanti del canale online, però non tutti si sono attivati ovviamente, anzi è stata comunque una percentuale molto bassa, no? Allora, quali erano le caratteristiche salienti? Ecco, qui tecniche avanzate di analisi dei dati, i nomi sono i classici, machine learning, data mining, informazioni di questo tipo, hanno permesso di evidenziare le caratteristiche principali di questa tipologia di clienti. Questo permette di individuare delle tecniche precise, perché a questo punto potrei, riscontrando queste caratteristiche principali, andare a lavorare su queste caratteristiche per continuare ad attivare nuovi clienti attivi sul digitale. L'analisi si è poi spinta oltre, perché post lockdown si è voluto andare a misurare quali di questi clienti fossero rimasti attivi sul canale online, cioè chi è che non è tornato in negozio, chi è che davvero tra quelli pensa che l'esperienza digitale compiuta ex novo sia un'esperienza da ripetere, da mantenere nel tempo. Ovviamente si tratta di un sottogruppo rispetto a quanti si sono attivati durante il lockdown. Ecco, sono emerse anche delle informazioni interessanti riguardo a questo, anche non note a priori. Un'informazione ovvia, anche perché questo approccio data driven dà delle informazioni non note e delle validazioni ad ipotesi che si sono fatte. Per esempio, un'informazione non nota era che tra le varie caratteristiche, una importante che caratterizzava il cliente propenso all'attivazione del digitale era l'acquisto di nuovi prodotti. Quindi sembra una cosa banale, ma chi sperimenta nuovi tipi di prodotti probabilmente ha una propensione al digitale maggiore. Viceversa, cosa abbastanza ovvia, che ci si poteva aspettare, nel periodo di post-lockdown, chi era più vicino a certi negozi fisici, tutto sommato è tornato a fare le sue spese in negozio. Sono cose ovvie, però alcune, altre meno, ma nell'insieme possono anche determinare un set di informazioni aggiuntivo anche per prendere delle decisioni strategiche. Parlo per esempio della riformulazione, riidentificazione di quali sono gli store da mantenere aperti, quali potenziari. Ecco, su questo lancio un ultimo tema prima di ripassarti la palla. Un dato aumentato, magari a livello geografico, può essere di valore, perché capire magari non soltanto la distanza fisica del cliente, ma capire che popolazione insiste vicino a quel negozio può determinare delle informazioni rilevanti. Aggiungere informazioni a volte presenti ma a volte non utilizzate, tipo la dimensione del negozio, tipo il numero di addetti. Pensiamo in un periodo post lockdown in cui magari l'esperienza di spesa richiesta era magari di un certo distanziamento, una certa lontananza. Questo è garantito da un negozio di certe caratteristiche. Ecco, sono tutte informazioni di cui bisognerebbe raccogliere sempre il dato per poi poterlo sfruttare in un secondo tempo. Cioè, proprio la prima esperienza, poi. Guarda, Alberto, intanto grazie mille, ci hai dato un assist preciso per il prossimo tema che ci piaceva discutere insieme, ovvero quello dell'importanza del dato, e quello che tu hai citato appunto la customer intelligence, ma non solo lei, anche hai accennato all'importanza del dato in una certa regione geografica. E quindi in questo senso, Barbara, alle Croisier,
voi andate a classificare i vostri, a segmentare i vostri customers secondo alcuni criteri e come utilizzate il dato oggi per facilitare tutti i servizi di Drive to Store in questo momento? Allora, io personalmente sono diventata una data driven per eccellenza proprio dopo aver lavorato tantissimo con SAS, quindi grazie Alberto, la mia precedente 10 anni fa il loro piano era moltissimo focalizzato, quindi da lì ho capito davvero l'importanza del dato, non solo appunto di avere questa moltitudine di dati, ma anche di saper interpretarli, usarli, eccetera. Quindi, devo dire che all'interno di questo gruppo la parte più challenge, più faticosa è stata quella di portare una visione di single customer view, anche perché la nostra realtà è cresciuta in maniera geografica esponenziale, ma non con una vera e propria inizialmente centralizzazione di gruppo che è venuta dopo. E in più ci sono tante differenze in questo settore a livello geografico e culturale, anche banalmente in termini di cucina, di abitudini, eccetera. Quindi è cresciuta veramente in modo molto differenziato. E in più abbiamo anche poco presente la variabile local verso turisti, perché ovviamente è difficile che in vacanza negli Stati Uniti ti compri una cocotte e te la riporti a casa visto il peso, quindi quello è Pesante. sì, un po' pesante. E quindi mi ha aiutato molto invece andare a sharear, quindi a condividere le best practice a livello di gruppo, mantenere delle differenziazioni a livello locale, quindi ovviamente non stiamo costruendo, che è tuttora in costruzione, la stessa clusterizzazione a livello mondo in termini di personas, di segmentazioni, anche banalmente di loyalty, spending, classi di questo genere, ma proprio stiamo cercando di differenziarle per soddisfare le esigenze locali, quindi anche personas diverse, quindi queste si vanno a differenziare, poi anche e soprattutto li usiamo per creare contact strategy con dei punti comuni ovviamente di base affini con i valori e la mission del brand, ma ovviamente con anche molte differenze culturali e anche di approcci commerciali. Ad esempio, mentre in Asia viene utilizzata molto la leva per fidelizzare il cliente, anche della promozione, dello sconto sul prossimo acquisto per portarlo appunto magari dallo store fisico al digitale, una promozione sullo sconto sull'acquisto successivo, una fidelizzazione anche in termini di set di prodotto negli Stati Uniti, ad esempio, che è il nostro mercato principale, invece viene trattato come un vero e proprio prodotto del lusso, quindi la fidelizzazione si manifesta più in altri sistemi più affini anche al mondo del luxury, ad esempio. Cultura, E quindi ho certo. cercato esatto, di adattare questo dato fornendo delle contrast strategy differenziate, ovviamente cercando però di dare un'omogeneizzazione a livello di brand. Essenziale anche quello perché da noi soprattutto per la parte di negozi fisici ci vengono aperti anche molti outlet, abbiamo tantissimi prodotti, quindi ovviamente anche per identificare nuovi mercati, nuovi punti vendita, dove aprirli, quali chiudere, anche un'analisi dei clienti in questo senso ovviamente aiuta molto. Quello che sto cercando di portare all'interno dell'azienda adesso è anche usare internamente, quindi non solo per attività di marketing, ovviamente farla offrire una comunicazione più mirata e più personalizzata, ma anche e soprattutto al nostro interno per dare degli insight anche di prodotto, a livello di merchandising, di buying, per capire L'affinità anche del dove. prodotto rispetto alla target audience. Sì, Ok, esatto. chiaro. Grazie Barbara. Grazie. Riccardo, voi il dato come lo gestite in questo momento? Nell'esperienza digitale ci immaginiamo che l'acquisto porti a una. Grazie mille. L'acquisto porti ad una raccolta di dati di interazione. Poi avremo diciamo, l'invito
per garantire la retention al consumatore che si è registrato e che viene raggiunto da un vostro messaggio. E in quell'invito probabilmente verrà proposto un passaggio dallo store fisico, okay? Che in un'esperienza fusa, unica, ce la puoi raccontare un pochino? Penso che sei in muto, Riccardo, sai. Refuso, sì, esatto. E quello che stiamo cercando di fare in Coltorti, immaginatevi un universo che ha 250 brand tra i top luxury e i new trend che andiamo ad intercettare grazie al nostro, come dire, il frizzantissimo buying team. A noi interessa fare ultimamente una cosa molto precisa. Noi vorremmo mappare e ci siamo costruiti un'infrastruttura che è quello che ci apprestiamo a fare in questo periodo, mappare gli interessi dei nostri, le reazioni che hanno i nostri clienti a nostre suggestioni. A volte lo facciamo in un contesto digital che è quasi un gaming, quindi vengono trasferite suggestioni. Il mentor che entra in contatto con questi clienti proponendo wishlist, proponendo prodotti, ragionando sui trend, suggerendo serie televisive piuttosto che libri, trasferisce appunto questa suggestione al cliente e il cliente reagisce. Sulla base della reazione che il cliente ha a queste nostre suggestioni, noi registriamo degli score su degli ambienti clusterizzati. Questi score ci permettono di andare ad intercettare con più precisione quello che è il bisogno o il gusto del cliente. L'esperienza seamless a cui Amedeo faceva riferimento prima, per noi significa fare in modo che queste informazioni vengano poi prese in considerazione nel momento in cui il cliente entra nel nostro store fisico. Stiamo lavorando di un concetto di store che si chiama Negozium, al contrario di store, che è mettere dentro, negozio proprio dall'etimologia del termine, negazione dell'ozio, sostanzialmente uno spazio di divertimento, che è uno spazio contenitivo, che cambia pelle a mano che il cliente entra, riconosce attraverso lo smartphone quelle che sono state i suoi interessi, le reazioni che ha avuto sulle nostre pagine proposte, eccetera, e attraverso degli schermi digitali, l'RFID interna, eccetera, cambia pelle. Quindi il negozio si trasforma e si personalizza. Quindi Si il negozio è adatta molto al immediato. profilo. Ok, si adatta al Assolutamente, profilo della immersivo. persona. Il cliente vede un contesto, percepisce una suggestione e cerchiamo di, come dire, suggerire, acquisti mirati rispetto a quelli che sono stati i suoi interessi. L'uso del dato per fare questa attività è fondamentale, come è fondamentale la produzione dei contenuti. Scegliere quali sono gli elementi che dobbiamo andare a trasferire al cliente per intercettare una sua reazione, un suo bisogno e appunto scorizzarlo, cioè poterlo raccogliere sotto una forma, trasformare appunto il dato in informazione, che per un'informazione significa arrivare ad un meccanismo di ascolto che sia facilitato piuttosto che andare a offrire qualcosa che sappiamo già aver intercettato l'interesse del cliente. La stessa identica cosa fatta sul web con la web personalization, e quindi dico delle cose Certamente. scontate, non vado ad approfondire nemmeno, meglio di me, il valore dell'andare a trasferire nell'ambito digitale appunto contenuti personalizzati sulla base degli interessi, dei gusti dei consumatori. Questo esperimento tra digitale e fisico e riportare nel fisico e fare in modo che il fisico cambi pelle sia molto meno statico. Per noi è un elemento di grande novità, di grande complicazione, di grande complessità, ma vi assicuro di assoluto entusiasmo, perché vediamo che è una cosa assolutamente nuova, complicata, Potente. ma di enorme, esatto, di enormi potenzialità. Ecco, chiediamolo anche allora a Massimo. Massimo, dati e contenuti. Stanno emergendo questi due grandi pillar. Cosa ci puoi dire dal mondo Esselunga? Come li state orchestrando i dati versus i contenuti per il Rapid Store? Ma allora, i dati diciamo che li stiamo orchestrando da diverso tempo, ovviamente con un'attenzione spasmodica e maniacale su quello che è il trattamento super compliant del dato, perché poi sono dati sensibili, di consumatori che non sono solo in e-commerce, ma sono in negozio, quindi c'è un tema di trattamento veramente molto molto importante su cui siamo estremamente attenti e spesso e volentieri rinunciando anche a fare, secondo me, alcune attività
per mantenere la compliance del dato. È sicuramente un elemento importante, non solo come dicevo per l'e-commerce, ma anche per le attività all'interno di quelli che sono i punti vendita, quindi nell'area fisica. Ci permettono di stabilire anche quelli che sono ovviamente magari servizi ai consumatori o necessità dei consumatori stessi, singoli punti vendita. Ne cito uno più di altri, faccio un esempio, perché poi si parla sempre di dati aggregati, dati nel marketing. La verità è che la parte di servizio clienti o comunque di customer care di Esselunga è talmente capillare e simile che si gestisce in maniera granulare qualsiasi tipo di lamentela, problema del cliente, andando poi a intervenire anche nei singoli punti vendita o anche poi nelle aree dove il problema viene identificato. Quindi diciamo che è una macchina abbastanza complessa. L'utilizzo dei dati poi, diciamo in finalità più di comunicazione e marketing, come dicevo prima, è sicuramente un elemento utile per tutta quella che è la customizzazione del contenuto, e qui ci arriviamo. Diciamo che siamo in un percorso abbastanza strutturato, che è iniziato ormai da un po', ben prima del mio arrivo a Questlunga, e che si sta portando avanti sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista strategico di utilizzo del dato. E che sempre di più, diciamo, si sta cercando di unire, stiamo cercando di unire quelli che sono i vari puntini, quindi quelli che sono i dati diretti che abbiamo di prime parti, quelli che sono i segnali esterni. Prima Alberto Romanelli citava appunto l'elemento geografico come elemento driver su cui poter fare altre considerazioni. Quello per noi ovviamente è uno degli elementi principi, come dicevo all'inizio, avendo i punti vendita ben localizzati nel territorio, lavorando solo con quelli. Però in generale la possibilità di unire i vari puntini, di unire i dati, che è uno dei temi più complessi, perché poi ricordiamoci che tutti quanti parliamo di dato, ne abbiamo in tutte le aziende, chi più chi meno, delle moli comunque consistenti, poi chi li sa usare bene sono molto molto pochi, ma Pochi perché è pochi. complesso l'utilizzo, sono complessi gli insight da trarne e ci vuole, al di là della competenza, ci vuole anche tempo, ci vogliono delle modalità insomma strutturate per poterlo fare. Questo Assolutamente, delle secondo me per strategie, quanto addirittura riguarda. si parla proprio di data strategy in questi ultimi anni, Assolutamente. quindi andare a strutturare un percorso di utilizzo di questi dati per obiettivi di business. Quindi, prego. Assolutamente. E sempre di più un po' la tecnologia, ma un po' anche appunto la consapevolezza che c'è ogni giorno, ci porta un po' dall'approccio che c'era prima, dove il dato veniva utilizzato più magari dal marketing o comunque per delle attività molto molto mirate, sia in store sia online. E ben targetizzate su un ambito magari di comunicazione e performance, a un dato che ci dà una visione un po' più completa del consumatore e che ci permette di interagire nei momenti rilevanti, come dicevamo all'inizio, per lui, non solamente dal punto di vista della comunicazione e marketing, ma anche proprio del servizio. Quindi l'attivazione di un determinato servizio all'interno di un punto vendita strutturato, avanzato, faccio un esempio adesso, abbiamo alcuni progetti in alcuni punti vendita di servizi, localizzazione di alcuni prodotti all'interno del negozio, piuttosto che del prezzo spesa che è in corso di evoluzione del tempo ed è una delle funzionalità più interessanti per l'esperienza utente in negozio, però alcune funzionalità sono legate all'esperienza dell'utente precedente, magari il tipo di spesa che fa, perché evidentemente magari non uso un prezzo spesa su un certo tipo di categoria piuttosto che un altro, alla geolocalizzazione, perché magari in alcuni punti vendita è più o meno funzionale l'utilizzo di quello strumento e quindi anche la gestione poi, che ne so, del traffico degli utenti piuttosto che comunque dell'esperienza in cassa, rispetto poi all'esperienza che si vive online nel momento in cui si va in e-commerce. Unire i puntini ci permette di definire quello che è un profilo di un consumatore a tutto tondo nell'interazione commerciale. L'ultimo pezzo, che diciamo lato mio soprattutto, visto che mi tocca dal punto di vista digitale, è quello dell'interazione con i contenuti, dove ci sono tanti tanti elementi di contenuto da mettere insieme, sia dal punto di vista dei canali social, sia dal punto di vista dei canali siti veri e propri, che di comunicazione esterna. Quindi, Massimo, allora grazie. prego. Prego. Scusa, Purtroppo il tempo. hai Ecco, assolutamente finito. ragione, chiudo solamente per dire che tendenzialmente questi contenuti vengono orchestrati per fare in modo che ogni consumatore, sui dati che dicevamo prima, abbia quello che può essere più tailor-made per lui, sia come offerta, ma anche come comunicazione di suo interesse. Quindi piena personalizzazione sul profilo, anche in questo caso. Grazie mille. 30 secondi su questo tema e saluto da parte di Amedeo e di Alberto, per favore. Poi dopo, scusate per il tempo che si è ristretto, ma proveremo a fare un bis presto, insomma, di questi eventi.
Prego. Ma guarda Luca, molto rapidamente, proprio ascoltato con grandissimo interesse l'intervento di tutti su questo, sul dato, se vuoi lato comunicazione, advertising, secondo me questo è l'anno di transizione più importante che c'è da sempre, perché dal 22 i cookie terza parte smetteranno di essere utilizzati come li abbiamo sempre utilizzati e quindi tutto il mondo si tarà su un dato di prima parte. Varrebbe la pena spenderci delle ore, non le abbiamo, basti dire che noi oggi già in diversi casi con i retailer riusciamo a tracciare in alcuni casi, specie su mercati come lo US, quasi il 90% delle vendite fatte offline. Sappiamo dirti se quella persona l'abbiamo raggiunta in campagna le settimane precedenti o meno, e quindi riusciamo a ritrarre quasi il 90% delle sales su diverse tipologie di business. Qua andrebbe approfondito su quali, come, perché, però è un po' l'anno del cambiamento. Se dobbiamo dare uno spunto, non è più una cosa nice to have. L'orologio fa tic-tac, a tempo 12 mesi, sarà un mondo ulteriormente diverso anche da questo punto di vista. Quindi tutto quello che hanno detto è tutto super condivisibile. Tecnologia, comprensione e analisi del dato, quindi intelligenza, local intelligence, diventano tre keyword che non sono più una moda del momento, ma diventeranno il day by day del marketing Bisogno. sicuramente. Assolutamente. Grazie mille, Amedeo. Alberto, in chiusura, che cosa ci vuoi dire sul... Ma sarò telegrafico. Due temi mi sembrano emersi. L'importanza strategica del dato a tutto tondo, non solo il dato interno, ma il dato esterno. È emersa anche un po' sotto traccia la complessità che si ha nel, per esempio, portare all'interno questo dato, all'interno e insieme al dato, appunto, già patrimonio dell'azienda. Bisogna quindi avere strumenti e competenze per riuscire a farlo. Importante, giusto, porto un altro use case al volo. Informazioni esterne, per esempio, sono state fondamentali in un use case per cercare di capire il demand sensing. Avete citato la problematica della supply chain. Un retail grocery, prendendo informazioni sui dati di mobilità, cioè nulla a che vedere su quanto di solito facevano prima, è riuscita a prevedere meglio il tipo di carichi. Uso questo termine, che sarebbero stati che sarebbero arrivati a livello di domanda, a livello degli store fisici, completamente diversi da Logica quelli che avvenivano previsionale. prima. Quindi logiche Logica di previsionale. dato, lo sappiamo, è il nuovo petrolio, assolutamente bisogna avere anche, io dico, le trivelle giuste per tirarlo fuori questo dato, no? Quindi data Bravissimo. quality, clustering, machine learning, più ne ha più ne metta. Sicuramente servirà un'altra sezione per approfondire, ci sono veramente tante cose da dire, ma Temi enormi, assolutamente. Sì. Vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato e passiamo la parola adesso al mio collega e partner Alessandro Olivari di Giacala per la prossima sessione live. Grazie mille a tutti, di nuovo. Grazie a Grazie tutti. a voi. Grazie. Grazie. È stato un piacere. Ciao.